In apertura i nuovi dati del bollettino sulla diffusione del Covid in Abruzzo. Anche oggi le cifre confermano un generale miglioramento, in particolare scende il numero dei ricoveri ed è bassa anche la percentuale di positività. Ma per tutti i dettagli abbiamo in collegamento Marina Moretti, che saluto. Buonasera Marina. Buonasera a te Paolo e buonasera ai nostri telespettatori in collegamento in diretta da Pescara con la telecamera di Andrea Berardinelli davanti al Covid Hospital per come sempre dare il bollettino sanitario diramato dalla Regione Abruzzo rispetto alle nuove positività. Lo hai in parte anticipato, lasciami sottolineare che è una giornata di quelle che possiamo ascrivere fra quelle buone, diciamo così, perché i casi non sono tanti e la percentuale sui tamponi effettuati è bassa e ci sono comunque dei guariti. Ma vediamolo nel dettaglio, sono 163 i nuovi positivi su più di 7.000 tamponi, percentuale, dicevi, bene 2,2%. Le età vanno da un mese a 95 anni, sotto ai 19 anni sono in tutto 32 giovani risultati positivi, 7 in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 14 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Ci sono 2 deceduti per un totale dall'inizio della pandemia di 2.347 persone, 2 vittime, una di 65 anni e un'altra di 87. E nel numero dei casi positivi sono compresi anche poi i guariti, il numero totale è 57.951, rispetto a ieri ci sono 151 guariti. Attualmente in Abruzzo sono positive 9.514 persone, più 9 rispetto a ieri. Dicevo già che i tamponi eseguiti sono più di 7.000 fra percentuale di 4.008 molecolari e il rimanente di test rapidi antigenici, tasso di positività al 2,2%, sono 474 meno 20 rispetto a ieri, ricoverati in terapia non intensiva, quindi ancora un alleggerimento delle strutture ospedaliere. Poi sono 50 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. E 8.990 persone sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte dell'ASL rispetto a ieri più 30. Del totale dei casi positivi, diciamo, vediamo la territorialità, 55 nella provincia dell'Aquila, 49 in quella di Chieti, 21 in quella di Pescara e 34 in quella di Teramo. Questo è il complesso dei dati di oggi, Paolo. Sì Marina, insomma dati tutto sommato confortanti, ora si lavora però per la ripartenza e si comincia anche a progettare il turismo estivo, oltre a guardare quindi al 26 aprile quando diverse regioni italiane, tra le quali l'Abruzzo, torneranno in zona gialla, per i gestori in particolare degli stabilimenti balneari la data è quella del 15 maggio, è così? Allora, stamattina sì, siamo andati, ma ci sarà un riavvio generale, anzi in realtà c'è già un riavvio generale almeno delle operazioni di spiaggia, di tutto quello che prepara poi l'estate. I balneatori hanno un bel da fare in questo periodo, hanno approfittato ovviamente anche oggi della giornata di bel tempo, anche se non particolarmente calda, ma comunque per i lavori in spiaggia, per preparare tutto ciò che serve. E ricordiamo, perché poi l'elemento fondamentale è che sostanzialmente si andrà al mare nello stesso modo in cui ci siamo andati nel 2020, perché sono misure che sembrano aver funzionato. Dunque ombrelloni distanziati con circa 10 metri quadri di ombreggio per ciascun ombrellone o palma che dir si voglia, con le mascherine se non si è in spiaggia sotto il proprio ombrellone o in acqua, quindi per andare al bar e quant'altro, per fare le passerelle, e con percorsi distanziati di entrata e di uscita dagli stabilimenti. La speranza dei balneatori, ce lo ha confermato stamattina Luigi Di Marco della CNA Balneari dell'Abruzzo, la speranza è che si possa anche anticipare un po' rispetto al 15 maggio, anche se è difficile immaginarlo, anche perché comunque ci sono operazioni da portare avanti. Di sicuro loro si stanno preparando e sono fiduciosi. Dunque Paolo, se sei d'accordo, chiuderei il collegamento proprio lanciando l'intervista che ho realizzato questa mattina in spiaggia a Pescara.
Allora, ha funzionato? Lasciamo le cose così? Sì, ha detto giustamente che l'anno scorso è stato un anno, abbiamo iniziato un po' in ritardo per via delle misure che si dovevano rispettare. Quest'anno le abbiamo in anticipo le misure, quindi sarà lo stesso protocollo dell'anno scorso, dove possiamo dire che non si è ammalato nessuno, ma non a Pescara, in nessuna parte d'Italia al mare, quindi mantenendo le stesse distanze, lo stesso protocollo anti-Covid che abbiamo avuto l'anno scorso, dovremmo ripartire in tutta sicurezza, sperando che la data sia certa, quella del 15 maggio di cui si parla. Tra l'altro di questi giorni anche si dice che insomma ripartono anche le prenotazioni per gli alberghi, per le strutture ricettive. Voi avete già avuto qualcuno che vi ha contattato per fermare il proprio ombrellone o per un noleggio a tempo? Sì, è vero, c'è tanta voglia di tornare alla vita normale, di stare all'aria aperta, di socializzare e quindi abbiamo sì diverse prenotazioni sia a livello locale che da parte di turisti che vengono da fuori, insomma, da gente, eppure ho sentito anche i B&B di Pescara eccetera che hanno nuove prenotazioni, quindi c'è questa voglia di ripartire e speriamo che vada tutto bene. Se si potesse prima del 15 maggio accogliere qualcuno che voglia semplicemente stare in spiaggia, anche se la struttura sta ancora elaborando insomma tutto il contorno, sarà possibile farlo? Gli si potrà, non so, dare una bottiglietta d'acqua minerale? Non penso, penso che bisognerà aspettare il 15. Comunque altra data, quella del 26 aprile, se dovessimo stare in zona gialla, questo lo sapremo tra qualche giorno, possiamo riaprire i ristoranti, i bar, le pizzerie, sempre all'aperto, quindi già è un fatto positivo anche quello.